arrivata la salvezza matematica, ma è arrivata nel giorno in cui abbiamo giocato la partita peggiore della stagione, insomma, anche peggio di Padova, che insomma. Sì, sì, assolutamente, anche perché giocare in questa maniera davanti al proprio pubblico con la possibilità molto remota, ma comunque ancora viva di poter pensare di poter giocare con un obiettivo diverso che non fosse la salvezza, c'era ancora, quindi ancora peggio. La soddisfazione della salvezza matematica sinceramente è una soddisfazione che non mi fa sorridere più di tanto. Credo che questa probabilmente sia stata la prestazione peggiore che abbiamo fatto durante l'anno. Spiegazioni, perché insomma anche guardando gli allenamenti in settimana non c'è nessun segnale che facesse pensare questo. Sì, sì, questo è vero. È chiaro che quello che è stato veramente deficitario stasera è stato l'approccio alla partita, l'approccio mentale alla partita, un approccio attendista. Se uno pensa di andare nell'arena con il Toro sperando che sbagli di incornare e scappando prima o poi viene incornato, e poi rinunciatario in quasi tutti i giocatori, soprattutto nello spirito di squadra e nel senso di appartenenza a una società che è una grande tradizione, a un pubblico che merita di vedere delle partite diverse. Ecco, diciamo che se non altro arriva la partita ideale per poter riscattarsi. Adesso arriva Perugia domenica prossima, sicuramente questa è una partita che regalerà tante motivazioni, un'occasione in più per dimostrare che la Consa non è questa, ma è quella che ha fatto un bel cammino comunque fin qui. Ma guarda, finché pensavamo alla salvezza tutto sommato è andato bene, appena abbiamo messo un nasino nel pensiero ipotetico dei playoff siamo andati fuori giri. Adesso ci riserva il campionato un altro approccio, che è quello che non possiamo fare né una cosa né l'altra, non possiamo più retrocedere, per fortuna, non possiamo più prendere i playoff, e quindi vediamo quello che succede qui alla fine. Credo che l'orgoglio sia la parola ideale per ricominciare a lavorare dal meglio.